Ciao, ciao raga, ciao! Ciao e benvenuti a un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con Miss Annabella67. Ciao! Un bacione! Andate a vedere anche il suo video. È in collaborazione mensile, è una collaborazione mensile, lo facciamo tutti i mesi, verso 25, più o meno. Dipende dal nostro tempo a disposizione, vero? E poi da tante altre cose. Comunque, questo mese è così. Il mio trucco è così. Sono sempre curiosissima di andare a vedere poi cosa fa Annabella, ovviamente. Andate anche voi se vi va, iscrivetevi al suo canale. È molto brava a truccarsi, ve lo dico. Questo è un gioco per me. Sì, sto cercando di farlo sempre meglio, ma non so, non so. Allora, Face of the Month. Questo naturalmente è il mese di gennaio. Non si vede. Ma certo. Dunque, un'occhiata prima di tutto, prima di spiegarvi il trucco, all'outfit. Questa collanina con la foglia e l'uccellino che ho regalato anche a Maquillage Ma Vie, Antonellina mia, che ho visto ieri a Desenzano sul Garda. L'ho presa, allora, questa collanina, no, gli orecchini no, la maglia da Rose Wholesale, ok? Senza collaborazioni, eh? Raga, le collaborazioni non sono strettamente necessarie nella vita, le ho comprate con i miei soldini. Ecco, questo è dietro, poi sotto ho sempre la mia maglia di pizzo di Tenzenis e così. E i miei leggings neri. Questa invece è la maglietta e la collanina di Rose Wholesale. Ma poi vedrete in un prossimo video cosa ho comprato da quel sito. Molto interessante. Molto bene, vogliamo partire? Basta, vi ho detto tutto perché gli orecchini sono stati presi insieme a Maquillage Ma Vie in un negozio di cinesi. Ma quello sarà un altro video, un altro haul, un altro domani. Adesso vi spiego questo trucco. Ecco, già iniziamo male perché questa codina è più lunga di questa, giusto? Però quando ce li ho chiusi non si vede un fico secco, quindi è così. Dunque, ripetiamo. Questo trucco l'ho copiato alla belle meglio, perché io non so rifare i trucchi, ma nemmeno i miei, figuriamoci quelli delle altre. Beh, insomma, da Camilla Milanesi, alla quale mando un bacione enorme, perché mi piace da morire, ok? Avevo un trucco ieri sera che ho detto, Cami, mi devi fare il tutorial, e poi magari te lo copio, ma siccome era ieri sera, io oggi dovevo fare questo video, insomma, ho cercato di copiarlo. Ricordo vagamente che c'era del giallo e del marrone, insomma, vabbè. Questa è la mia versione del trucco di Camilla, ecco, la brutta versione. Partiamo. Allora, ho cambiato un po' di cosine, vediamo. Non ho cambiato assolutamente il correttore. Questo della Maybelline Anti-Age, il mio è Light. No, non l'ho cambiato, questo è sempre lo stesso, mi trovo benissimo e non ho intenzione di cambiarlo. Paura, paura, paura. Però ho cambiato la BB cream o il fondotinta, diciamo. Questa volta ho usato della Max Factor una CC cream. Questa è la numero 50 Natural. Appena, non è la prima volta che la uso, però devo dirvi che dopo una settimana di questo qua, della Maybelline, sinceramente, sinceramente, io ho notato la differenza. La pelle era molto, ma molto più liscia. Non lo so. Comunque, questa è bellissima, bellissima, veramente. Non ho cambiato la mia cipria. Questa è sempre la Matte Nude. Dopo devo cambiare che c'ho l'altra. A me piaceva di più questa, la Matte Nude. È sempre la cipria di Essence. Ha un buco enorme. E l'altra l'ho comprata, però purtroppo è la Sand, giusto? No, Matte Cream da 15. Non so che doveva essere più chiara o più scura. A me piaceva questa, ma non l'ho più trovata. Poi
per fare contouring, contouring. Ho usato, anche questa non l'ho cambiata perché devo finirla, perché cambiarla? Devo finirla, la Sun Club, quella delle bionde, la numero 01 Natural, che avete visto 4567 volte. Molto bene. Come blush ho usato questo in mezzo dell'HM, questo trio dell'HM, Make Me Blush, ho usato quello in mezzo. Poi do sempre una ripassata al contouring, contouring con questo. Mi piace, non so perché. Le unghie sono state fatte con i prodotti Flormar che ho preso a Milano e sono eccezionali. Solo ieri mi si è sbaccato, certo, mi si è sbeccato il pollicino e questa mattina questo di qua. Però sono già 3 giorni che ce l'ho, se stavo un po' più attenta. Guardate, è fantastico. Devo parlarvi bene bene di questi smalti Flormar, perché anche quello curativo per me è il massimo. Comunque, ok, blush fatto, ci siamo. Poi passiamo agli occhi. Allora, sopracciglia, mani di pasta frolla dell'Essence, sempre il solito due, il brown, quello con lo spazzolino, che come vedete sta diminuendo sempre di più. Mi trovo bene con le sopracciglia, cioè con questo per le sopracciglia. Poi ho usato per la prima volta l'Ultimate Pen. Mi avete visto anche prima fare l'eyeliner marrone. Questo è lo 02, luccica, non so se lo vedrete. Comunque sono quei 4 eyeliner, gli ultimi di Kiko, che io ho, li ho tutti. E non mi stancherò mai di ripetere che sono fantastici, almeno per adesso, da 2-3 settimane che li sto usando, sono fantastici come eyeliner, ok? Poi, ho messo un po' di mascara, il mascara volume, quello di Deborah, il solito. Perché ne ho messo solo un po', dico? Perché poi ho messo le ciglia finte, che sono sempre quelle di Fingers, devo cambiarle, sono sempre quelle di Fingers e mi trovo bene anche con la collina che mettono dentro loro. Dunque, passiamo proprio al vero trucco degli occhi. Allora, ho messo sotto la rima una matitina che mi ha regalato ieri Maquillage Mavi della Benicos. Mi ha portato in un negozio dove vendevano i prodotti Benicos e quindi questa me l'ha regalata lei, la viola. Non so se hanno dei numeri, perché hanno il colore qui, comunque della Benecos, è viola, e l'ho messa sotto. Invece, all'interno, volevo provare una matita naturale per vedere se non mi viene più l'allergia. E quindi ho preso questa, sempre della Benecos, questa, perfetto. Questa è Natural Casual, nero, l'ho messo all'interno. Sotto c'è il viola, all'interno ho messo il nero, non ci vedo molto, lasciate perdere. E anche all'interno sopra, ok, questo ve l'ho detto, il marrone come eyeliner. Mancano gli ombretti. Allora vi spiego. Ieri ho comprato questa nelle profumerie Douglas, vedrete nell'haul, e per fare appunto, rifare il trucco di Camilla, volevo usare questa palettina. Ho iniziato con questo giallo, ok? Ho iniziato con questo giallo, come vedete, e poi ho voluto provare questo e questo per sfumare, ma purtroppo vi posso già dire che è una delusione immensa, perché a me non scrivono. E allora mi sono buttata su altri lidi, cosa che dovrebbero fare in molti iscritti a non solo al mio canale, ma anche ad altri canali. Invece di rompere, se non vi piaccio, andate verso altri lidi, che ce ne sono a iosa, vero? Mi piace ripetere questa frase sempre, tutte le volte. Ho preso questa palette Play di Shaka, eccola, e ho preso finalmente un giallo scrivente. Questo è molto molto scrivente.
veramente molto bello. Poi stavamo parlando l'altra sera, oddio non mi ricordo la ragazza, ecco, lo sapevo, stavamo parlando appunto di queste palette, lei ha fatto un video, magari, non mi ricordo in questo momento, scusate, De Rossi Atati, ma certo, ciao, un bacione, De Rossi Atati ha fatto dei video in cui spiegava queste palette di Shaka, e ho detto io ce le ho tutte, però le ho prese e poi le ho lasciate lì all'inizio, no, diciamo, e continuavo a comprare palette, invece adesso voglio smettere di comprare palette, infatti si vede, non vale la pena, e sono andata a riprendere questa perché mi ricordavo che c'erano dei colori pazzi, e effettivamente guardate, si vede, è molto scrivente, questo giallo è riuscito nel suo intento, in quello che doveva fare. Poi ho preso per il marrone questa Glow, sempre di queste palette di Shaka, bellissima, avevo usato tantissimo anche questo, ma quest'oggi ho usato questo marrone, no shimmer, come si dice, matte, ecco, esatto, grazie, e ho sfumato con il marrone, è bellissimo, mi piace, cioè non sono mai soddisfatissima, non lo è Camilla, figuriamoci, una ciompa come me, cioè è venuto così, insomma, la buona. Ah, ma sotto avevo messo, giusto? Ah, ecco, sotto, su tutta la palpebra, e perciò dopo la vedete anche sotto il sopracciglio, non è male, ecco, questo colore l'avevo messo, ecco, posso usarlo come illuminante, sì, va bene. Poi, per ultimo, tocco finale, non so se vedete, ho preso questo rossetto, sempre ieri, sempre di Benecos. Questo si chiama Dark Red. Dark Red. Ho disimparato a fare lo zoom, non ho capito perché l'ultimo nell'ultimo video non l'avevo azzeccato. E cosa volevo fare? No, niente, così. Come vedete è di un... c'è scritto Dark Red, rosso scuro, ma è molto di più di un rosso scuro. Non so se riuscite a vederlo, ma è tipo metallizzato. È una cosa favolosa. Per quello ho messo un panda, gli orecchini che ho sempre preso ieri, sempre tipo rame, perché luccica, ma basta, insomma, fate voi, questo è il colore. Minaccia, vino, bordone, no, è rosso, però è bellissimo, è bellissimo, a me piace, diciamo. Come risulterò con questo trucco? Non lo so, perché ovviamente l'ho appena finito, ho fatto subito il video e non vedo l'ora di rivedervi, ecco, per vedere se è venuto bene, abbastanza bene, insomma. Scusa Annabella, questo è il massimo che sono riuscita a fare. Vi ringrazio di avermi guardato, ditemi se voi usate qualcuno di questi prodottini e se avete intenzione di prendere questo rossettino, perché sembra molto carino, vedremo quanto durerà, perché adesso userò questo trucco per altri video, ovviamente. Grazie raga di avermi seguito, un bacione da Annabella, Miss Annabella 67, andate a vedere anche il suo video e noi ci vediamo al prossimo nostro video. Ciao ciao raga.